15 gialli, 15 scrittori, 15 prodotti tipici dell'Emilia-Romagna. Nasce Il gusto del delitto, antologia di racconti inediti firmati da autori che vivono nella regione che ha fatto dei suoi cibi un vero e proprio culto. L'idea, realizzata grazie alla regione Emilia-Romagna con la collaborazione dell'editore Leonardo Publishing, si materializza naturalmente a tavola. In verità nasce a tavola in una conversazione tra alcuni amici, dove ci siamo trovati ad osservare che questa regione ha alcuni primati, in particolare ne ha due, che sono quelle di essere la regione dei prodotti eccellenti dal punto di vista agroalimentare, ma anche la regione dove si concentra il maggior numero di autori di racconti gialli. Abbiamo pensato di impastare queste due specialità per accrescere il fascino, il mistero e la reputazione dei nostri prodotti agroalimentari, che nel raccontano diventano l'elemento identitario e il substrato culturale di queste bellissime storie. Ciascuno dei 15 scrittori ha creato un mistero intorno a una prelibatezza, dal prosciutto al parmigiano, dall'aceto balsamico al pignoletto. Io sono di Parma e quindi il prosciutto è uno dei prodotti di Parma, e poi perché mi offriva anche la possibilità di raccontare una storia che si intreccia un po' anche con le vicende delle valli in cui il prosciutto viene stagionato e in cui c'è una tradizione dal maiale, dall'allevamento del maiale fino alla macellazione, alla diciamo conservazione delle carni. Il giallo intorno a che cosa avviene? Intorno a un maiale nero, che ha una doppia valenza, perché maiale nero è ovviamente l'animale come c'era un tempo, quindi una razza che adesso sta per essere rivitalizzata ma si era persa nel tempo, e il maiale nero anche simbolicamente, perché c'è un gruppo di comunisti che pensa che il maiale nero sia il duce, e quindi ammazzano il maiale nero e metaforicamente ammazzano il duce. Come mai la sua scelta è caduta proprio sul prodotto, sul formaggio più famoso dell'Emilia Romagna? Perché lo fanno gli indiani, e allora questa bella commissione interculturale mi è piaciuta molto, anche perché vedo sempre la televisione dei rosei salumieri e formaggiai emiliani presentare il parmigiano, e poi quando vado in loco vedo tutti col turbante, allora mi è piaciuto giocare su questa cosa. L'aceto balsamico tradizionale è una cosa straordinaria, è un oggetto misterioso, intanto la sua antichità, la sua anzianità conferisce addirittura l'aura della mitologia. Sono poi stato a visitare queste acetaie, che sono immense, che sono bellissime, con un profumo straordinario, ma soprattutto il mistero che c'è all'interno di queste soffitte scure, buie, e queste infilate stupende di botti, una grande, e sono decine e decine, ed è veramente un'atmosfera meravigliosa. Appena mi hanno detto devi scrivere un giallo noir su una pesca, io ho detto mi avete dato proprio una bella pesca, come dite voi qua a Bologna. E infatti un frutto così delicato, così soffice, così morbido, così bello, si prestava molto poco apparentemente ad essere trasformato in qualche cosa di terrificante, cosa che sono riuscita a fare purtroppo. Quindi il giallo intorno a che cosa avviene? Un noir terribile. Credo, è terribile, me l'hanno detto tutti che è terribile, anch'io mi sono spaventata dopo che l'ho letto. È stato un po' un pretesto la patata, ecco, perché io credo che tutti noi abbiamo soprattutto scritto un giallo. Un giallo ambientato negli anni 30, e nella zona appunto di Tolè, che è una zona rurale, per cui ambientato in un ambiente rurale e così. C'è un delitto? Caspita se c'è un delitto anche efferato. A questo punto c'è un cibo articolato, non è una materia prima, è un cibo comunque su cui c'è da lavorare e composto da molti ingredienti. C'è sempre un ingrediente misterioso ovviamente, nella mortadella in generale non i cibi così complessi, e questo si prestava a un mistero di tipo giallo. Quindi il giallo è attorno a un ingrediente, eh? E la storia viene attorno a un ingrediente? È la ricerca di un ingrediente che rende una mortadella particolarmente deliziosa. Il volume è stato presentato in anteprima alla Fiera di Francoforte e rappresenta l'esordio nella narrativa della casa editrice Leonardo, specializzata in enogastronomia. Sandro Toni ne ha curato la pubblicazione, ma è anche autore di una delle storie.
la storia è basata su un signore che ruba delle bottiglie di pignoletto, però mentre le ruba compie anche un omicidio. Com'è stato partecipare a questa avventura, trovarsi insieme ad altri scrittori, magari anche diversi, per storie, per culture? Beh, molto divertente, perché poi la maggior parte degli autori che sono presenti nella raccolta sono già compagni, oltre che di penna, di cucina e di tavola, e quindi in un qualche modo ci muovevamo in un ambiente che conosciamo bene.